E vediamo la curva nord. Pieruccioni, vaffanculo. Il derby unico ha inizio. Vediamo gli ospiti, eccoli entrare in campo. Per il loro allenatore. Ma lui è un ospite proprio in Italia, capito? Non è che è un ospite. Pieruccioni. Sette coppe dei campioni contro sette coppe Italia, non voglio dire niente. Sì, si è magnate sette coppe. Ma che è là? Sette coppe. Bene, bene, bene. Buonasera dal vostro Michele Plastino per questo magnifico incontro tra Lazio e Milan. Batte il Milan con Virdi, il bianco celesti, lungo lancio. Simeone, vediamo la palla Crespo. All'attacco Salas. Ancora Salas, attenzione, non va. Parata! No, no, fuori, 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 fuori. Ah, fuori, dice, fuori. Del... Vediamo, parte Maldini, una curva bianca-celeste, una curva rosso-nera. Arretra Ancelotti, vediamo Evani lungo la fascia. Manca l'aggancio, Veron, Veron! Quella rete! La rete! La rete! Lazio, Lazio, ore, 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 Lazio, Lazio! Rete della Lazio, validata con vibranti proteste di Franco Paresi. Pallone per Donadoni. Enrico, secondo te era gol quello? Probabilmente credo proprio di sì, perché nell'immagine del... Ma non capisco perché... Camera, si è intravisto. E vediamo Van Basten, attenzione. Si è andato lungo la fascia, ancora Costa Curta che fa menina. Rossi. Ma ecco Sebastiano Rossi, pallone dei rossoneri, ma la palla va alla Lazio, Salas. Sì, e c'è un'azione, l'ostruzione del Milan. Pallone di rosso e di bianco celesti con Saras, attenzione ancora Saras. Ah scusa, no, il volo non lo posso fare. Niente, Saras, niente da fare. L'azione per ora appare sfumata in un binario morto. Spettacolare. Saras. E vai! Ok, cominciamo col secondo tempo. Vai. Ultima giornata del girone d'andata. Gara molto importante, tra l'altro, perché riguarda i vertici di gioco, i vertici del campionato. Non va. Pallone per Tassotti. E vediamo Gullit. Ancora Gullit in percussione al centro. Chiude Nesta, Ancelotti. No, no, ok. Doppio tocco? No, avevo comunque toccato, vai, vai.
e Gullit, ancora Gullit. Gullit, attenzione. Del pareggio del Milan! Il pareggio del Milan! E si va 2-2, ragazzi! È un gran derby, un gran derby. E palla dei rossoneri, Van Basten, Rijkaard che è avanzato verso la tre quarti, ancora Rijkaard, no! E la palla in fondo, prepotente avvio del Milan. Sembrano un po' più stanchi rispetto a prima, vero? Hanno speso molto, due gol per parte, insomma. Hanno spento un pochino la partita. Barisi adesso c'ha la palla, vediamo cosa farà il Milan. E intanto vediamo il Milan. Barisi ha lanciato Gullit e vediamo che intanto Panchero contrasta e ben ci riesce, la Lazio rimedia in fondo. Milan più arrembante e Lazio in affanno in questo avvio di ripresa. Evidentemente il pareggio freddo ha scompaginato i piani. Simeone, Veron. Vediamo. Pensi che il caso Ciummi influirà sul rumore di Pieruccioni? E penso di sì. Salas, no! Erroraccio di Salas. Mamma mia, questo è un errore gravissimo. Giovanni Gatti. È un errore gravissimo, direi. Crespo, erroraccio di Hernan Crespo. No! Spazza via, qui il Milan è stato fortunato, graziato da un errore. Van Basten sta facendo il lavoro di sponda, ma non gli riesce. Ed è pallone. Finita, finisce 2-2. Chievo Juventus in fuga e Lazio Milan che sprecano un'occasione, un incontro spettacolare. Sentiamo un commento a caldo degli allenatori. Pieruccioni. I gol della Lazio nascono da uno che non c'era, da un nostro errore. Era una partita da vincere. Sono molto deluso. Sentiamo il commento di Alex 23. Pieruccioni guadagna un punto immeritato, un grande errore purtroppo di Zarate davanti alla porta che cerca di piazzare il pallone invece di tirare una bomba, va a fanculo nella panza del suo portiere di albergo. Il vostro Goretto non cambierà mai? Il nostro Goretto non cambierà mai. Pieruccioni vaffanculo, Pieruccioni vaffanculo. Vorremmo comunque far notare la grande distanza di Pia del Milan dalla Lazio in classifica. Vorremmo far notare. Concludiamo qui, quindi Enrico? Penso proprio di sì, che era molto spettacolare, un 2-2 che però non serve nulla alle due squadre finite la classifica. E vedo il Chievo in fuga, una squadra molto umile, molto ben preparata tecnicamente e atleticamente. Già, questo Chievo è assolutamente inarrestabile. E una Juventus che è l'unica che vedo che possa reggere il passo fino alla fine. Vedremo. Grazie mille Enrico, buona serata a tutti, qui dal Derby Punico di Roma. Buonasera.